E adesso abbiamo, grazie alla collaborazione del Centro Astalli, della collega Donatella Parisi, che voglio ringraziare anche da qui, un prezioso contributo. Infatti, in occasione del decennale del pontificato di Papa Francesco, questa struttura che vi ricordo i gesuiti mettono a disposizione dei rifugiati per quel che riguarda Roma, al centro appunto della capitale c'è il centro Astalli, ma di per sé c'è un servizio dei gesuiti per i rifugiati che lavora a livello mondiale. Ebbene, proprio lì è stata presentata una raccolta a cura appunto di questo centro dei discorsi di Papa Francesco sui rifugiati. Molto interessante. Un pomeriggio intero dedicato a questo e noi possiamo ascoltare proprio colui che è il presidente del Centro Astalli, padre Camillo Ripamonti. Vorrei partire con questo saluto dal libricino che oggi distribuiamo e che abbiamo pubblicato in occasione dei 10 anni del pontificato di Papa Francesco. Si tratta dei discorsi e dei messaggi indirizzati dal Papa in questi 10 anni, indirizzati al servizio dei gesuiti per i rifugiati al Centro Astalli. Essi indicano una costante vicinanza del Papa al tema dei migranti, ma direi in particolare la sua vicinanza alle persone migranti. Se infatti un filo conduttore possiamo rintracciare in questi discorsi è proprio l'attenzione alle persone migranti. Non un problema, non numeri, ma principalmente persone che un sistema malato e ingiusto ha reso persone sacrificabili, persone scartabili, dice in tanti altri discorsi Papa Francesco, uno scarto, e come direbbe Hannah Arendt, la schiuma della terra. Il Papa ribalta in questi discorsi la prospettiva sottolineando il dono che queste persone rappresentano per tutti noi. In questo ruolo di riabilitazione credo che le religioni occupino un posto centrale. Allora mi piace citare qui un passaggio del documento sulla fratellanza firmato ad Abu Dhabi nel febbraio del 2019 da Papa Francesco e l'imam al-Tayyed, in cui si dice: il concetto di cittadinanza si basa sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri, sotto la cui ombra tutti godono della giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza. E rinunciare all'uso discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i semi del sentirsi isolato e dell'inferiorità. Esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini, discriminandoli. Per uscire dalla cultura dello scarto è necessario un impegno per una cittadinanza piena e non, come sempre più si fa, una cittadinanza identitaria che esclude invece che includere. Come dicevo, le religioni in questo sono vie fondamentali, ma solo se agiscono in consonanza, fratelli, in un clima di fraternità. Scrive Papa Francesco nella Laudato Si: la maggior parte degli abitanti del pianeta si dichiarano credenti e questo dovrebbe spingere le religioni a entrare in un dialogo tra loro orientate alla cura della natura, alla difesa dei poveri, alla costruzione di una rete di rispetto e di fraternità. Ecco, l'incontro di questa sera vuole proprio andare nella direzione della rotta che in questi anni Papa Francesco ha indicato, dare una lettura interreligiosa alla crisi climatica, offrendo anche lo spazio di un agire comune che sempre di più crei una fraternità tra tutti i credenti delle diverse religioni.
Molto bello, infatti tra l'altro era presente un imam, erano presenti anche diversi esponenti appunto della Chiesa intera. Come sapete, la carità, l'amore per i più poveri, per chi a volte appunto muore nel tentativo di una vita migliore, è uno degli elementi che uniscono di più in ambito ecumenico.